Piacenza ha rifilato 4 gol a Lecce e ha messo nel carniere i primi 2 punti nella classifica cadetta. Ma raccontiamo subito le reti dei padroni di casa. La prima è arrivata con De Vittis al 31esimo del primo tempo, che di testa ha messo l'incrocio dei pali sul lungo cross di Suppa. La seconda rete è arrivata al 39esimo del primo tempo ad opera di Piovani, che di testa ha battuto Gatta su perfetto assist di Moretti. La terza e la quarta rete sono giunte nella ripresa a conferma della supremazia territoriale dei biancorossi piacentini. Al 12esimo è Di Cinzio che con un perfetto colpo di testa ha fatto secco il portiere ospite. Ha chiuso la goleada del Piacenza a Turini al 34esimo. Esordio amaro per il Lecce invece. La squadra di Bolchi è apparsa opaca nella manovra e debole in difesa. Poteva accorciare le distanze al 26esimo del secondo tempo, quando Rodomonti ha concesso ai salentini un calcio di rigore che Baldieri ha fallito dagli 11 metri. E dire che il Lecce qualche occasione l'ha avuta nella prima frazione di gioco, con Benedetti al 12esimo che di testa ha colpito Suppa postatosi nei pressi del palo, e con Baldieri al 24esimo e 25esimo sempre nel primo tempo. Ha dilagato il Piacenza per tutta la ripresa. Avrebbe potuto anche rimpinguare il bottino con Piovani, che ha colpito la traversa al 28esimo, fallendo il bersaglio per poco. Inconcludente e rassegnato il Lecce.